Quando iniziamo a montarlo definitivamente il nostro golfino, per prima cosa abbiamo tutti i pezzi separati. Io lo sto facendo sul rammaglio, ma la regola vale per tutti i modi, sia con l'uncinetto, con l'ago appunto indietro, con la macchina da cucire. Prima le spalle, che io ho già cucito, indipendentemente se prima la destra o la sinistra. L'importante è, se ci sono dei motivi come nel mio caso, cioè delle righe o delle cose particolari, cerchiamo di far combaciare sulla spalla il disegno. Quindi cuciamo prima una spalla, poi cuciamo l'altra, che io ho già fatto per guadagnare tempo. Se la dovete appoggiare sul rammaglio, basterà metterla semplicemente una piccola imbastita per chi non se la sente. E qui sono facilitata notevolmente io, ecco qua, basta metterla sugli aghi, poi premere il pedale del rammaglio e vai. Una volta montate le due mani, le due spalle, diciamo, dobbiamo montare la parte manica. Allora, sul rammaglio, come comunque a mano o con tutti gli altri sistemi, l'importante è cercare di far combaciare bene il più possibile almeno la cucitura, cioè cerchiamo di prendere la maglia in maniera tale che non crei troppi problemi di storture, diciamo così, cioè cerchiamo di andare il più dritto possibile. Quindi le prime volte è bene, con ogni sistema che usate, prima imbastirlo. Ecco qui, per esempio, io ho avuto un problema con una maglia che non ho capito bene nemmeno io se ha tagliato la macchina o meno. Ma quando iniziamo, anche se fosse con uno di qualsiasi dei sistemi, guardate, si può tranquillamente, senza dover ritirare giù, rifarlo oppure ritagliare, vediamo se si riesce a capire, basta far scomparire nella cucitura questo piccolo primo pezzetto con difficoltà, perché poi tranquillamente lo faremo scomparire con un puntino di fermo nella cucitura, non si noterà minimamente. Poi per il resto, se state usando un rammaglio, chiaramente dovrete cercare di prendere la stessa riga, cioè sempre la stessa maglia, e far passare gli aghi in mezzo, in modo di non avere una cucitura storta o dei pezzi mangiati. Però ecco, se ci si riesce, questa era la maglia che si era rovinata, non ho capito perché, ma è passata ora nella cucitura, mentre qui è tutto a posto. Quindi proseguo fino alla metà della manica. Ho fatto fino a metà, dicevo, perché preferisco poi prendere la manica, anche quando lo faccio con tutti i sistemi, e far combaciare, guardate, la manica ha sempre lo zero fine centrale, c'è anche chi se lo segna, ma nel nostro caso diciamo che è chiaro. Quindi questa è la parte centrale e questa è la parte terminale. Io appoggio prima la parte centrale della manica, eccola, sulla parte centrale della cucitura della spalla, in maniera tale che il disegno combaci, almeno se non sono delle maniche con delle calature particolari, ma diciamo nello standard normale. Poi con il rammaglio appoggio, sperando che ci si riesce, nel rammaglio nella parte iniziale, ecco qua, mi metto, posiziono sulla parte iniziale e, cercando di seguire sempre le stesse quantità di maglia sopra, cioè se ne lascio tre, che siano tre per tutta la sequenza della cucitura. Questo ci indica già una soluzione, cioè se non abbiamo sbagliato i conteggi, se la maglia è perfettamente, eccomi qua, combaciante. Quindi diciamo che ci libera notevolmente dall'errore. Proseguiamo fino alla fine. Con il rammaglio è piuttosto semplice, possiamo anche fare fino qua e farlo cucire a mano, o imbastiamo il tutto tenendo quindi da conto il punto centrale, cioè il centro manica e il centro spalla devono combaciare. Fatto questo, proseguiamo anche sull'altra parte.
abbiamo così cucito la manica, cioè la parte alta della manica. Ecco qua, ricordate quel nostro piccolo inguappo, poi lo fermeremo con un filo, verrà così spianato nella cucitura e non si vedrà niente. Quindi abbiamo sistemato, diciamo, la parte alta. Ora sembra un po' raggrinzita che tira, ma al momento che andiamo a stirarla e a schiacciarla, la cucitura verrà benissimo. Cucita questa, ci facciamo l'altra con la stessa maniera. Bene, abbiamo cucito le due maniche, sono cucite le spalle, adesso ripartiamo dal polso. Io il polso lo diciamo non lo cucio né col rammaglio né con la macchina da cucire, ma solo esclusivamente a mano, per poter avere quello che abbiamo già visto altre volte, la possibilità di diciamo poter cucire all'interno maglia per maglia, evitare che possa distorcere. Quindi lo prenderemo dal polso o dal bordo sotto e proseguiremo tutta questa cucitura, esclusi i due bordi terminali, chiaramente per chi cuce a macchina o con rammaglio, poi chi lo fa a mano chiaramente parte dal bordo. Quindi diciamo parte laterale del modello e manica, quindi tutto questo va sul rammaglio in un'unica cucitura. Finito di montare il nostro golf, dobbiamo passare alla parte finale, diciamo il montaggio del collo. Ecco qua, abbiamo cucito tutto sia lateralmente, è da stirare chiaramente, mettere in forma, però è tutto pronto. Fatto, passiamo al montaggio del collo. Ho realizzato un collo alto doppio, eccolo qua, diciamo ora misuriamo, ma credo intorno ai 13 centimetri, dicevamo intorno ai 13 centimetri, non so di preciso, dopo tanti anni il collo è una cosa occhio, no, è da 17 centimetri, di cui tutto costa 1-1. L'ultima parte è stata fatta in tubolare aperto, cioè ho rimesso in lavorazione tutti gli aghi e ho fatto il tubolare. Come filo di scarto questo giro avevo usato lo stesso filato, per cui ora lo recupero, ecco qua, tolgo il filato che tiene unito gli ultimi 4 giri, 6, a costine tutte unite per impedire al tubolare di aprirsi e camminare e quindi farmi cadere le maglie. Ora lo apriamo, ecco qua, eccoci, è pronto. Togliamo tutto il filato, prendiamo un paio di forbici. Di solito in tubolare io faccio gli ultimi 16 giri, diciamo un'apertura intorno ai 2 centimetri. Tolgo anche i primi 2 giri del tubolare, così le maglie sono più precise dopo la stiratura. Chiaramente ecco qui ha deciso da solo, si è rotto il filato e lo togliamo. Ecco, poi sulla parte terminale da ambi i lati apro del tutto il tubolare, lo faccio anche da quest'altra parte, spero che riusciamo a vederlo bene. Ecco fatto, questa è la parte dove all'interno andrà il collo, per cui prendo un ago da lana, eccovi qua, preso un ago da lana, come sempre prendo il filo di base, ovvio se ho un filo peloso come un misto mohair che ho io, prendo un capo, un filato secco senza fili, altrimenti è un po' impossibile cucire. Ho infilato l'ago, è tutto pronto. Ora all'inizio, per chi è in difficoltà, ricordatevi sempre che io sono sinistra, per cui è un po' più antipatico, metto in sotto
le prime due maglie, l'abbiamo visto anche altre volte. Parto non proprio dal, diciamo, cucitura spalla, ma un pochino più indietro, in modo che così sulla spalla non si noti, e cerco di metterne, diciamo, un mezzo centimetro all'interno. Perché mezzo centimetro? Per me, poi ognuno è libero di vederla come vuole, perché mi impedisce chiaramente al lavoro distorcersi, cioè il lavoro resta più compatto, il giro collo, non tanto il lavoro punto, ma proprio il giro collo. Allora, ecco, questo era l'avvio di partenza. Se vi accorgete che il giro è troppo alto, come io sto pensando per il mio modello, possiamo toglierne a qualche altro giro, cioè meglio farne due o tre giri in più piuttosto che trovarci con un bordino molto stretto, molto diciamo rimediato, va così. Allora, chiaramente una volta che partiamo dobbiamo ridare anche al davanti la stessa quantità di tessuto che abbiamo messo all'interno, per cui cammina in maniera appunto indietro, ma l'abbiamo visto decine di volte. Ora, per chi fosse in difficoltà, la cosa più semplice è imbastirlo. Prendiamo un altro colore, tanto si capisce l'imbastitura, e non fate altro che all'inizio, quando vi sentite ancora non pronte ad andare a mano libera, decidete bene il punto, ecco, e lo imbastite così semplicemente, anche con un filo di base. Cercate di mettere, di non prendere la parte sotto, cioè apritela man mano che camminate, con un dito sotto aprite la sottostante, cercate di seguire la stessa quantità di maglia, diciamo, all'interno, e proseguite fino alla fine. Ovvio che mentre cucite il golf e incontrate dei punti o dei pezzi più lenti, sono le vostre mani a fare il disegno. Qui per esempio nel mio caso conviene con il dito sotto portare più indietro il punto, cioè cercare di ridare la forma del disegno che tende ad aprirsi più stretta. Ecco qua, cercate sempre di tirare un po' di più il collo, cioè questa parte, perché comunque la maglia sotto tenderà ad allargarsi avendo un taglio netto. Quindi è la parte più delicata di tutto il golf, e ne sono perfettamente cosciente. Non sempre, scusate, viene bene la prima volta, però come sempre la maglieria è la pratica che fa la differenza. Allora, da quando YouTube ci ha regalato filmati oltre i 15 minuti, devo dire che mi sento molto più tranquilla quando faccio i filmati, per cui possiamo prendercela anche più comoda. Ecco qua, proseguiamo quando incontriamo dei punti, tipo ecco qua, quando ci incontriamo su un disegno non abbiamo paura, anche se muore all'interno, mangiamo sempre ugualmente il pezzo. Up. Ho sbagliato io, sono uscita troppo. Poi chiaramente dopo, cucendo appunto indietro, se c'è qualcosina che non va, saremo noi ad aggiustarlo. È chiaro che il collo sopra deve essere montato un pochino più stretto rispetto al sotto. Poi proseguiamo sulla parte di dietro, ma per adesso va benissimo così. Terminerete nel punto esatto in cui avete iniziato. Ecco, io sono stata abbastanza brava nei conteggi del collo questa volta, ero preoccupata pensando che fosse un po' piccolo, invece è andata bene. Ecco, terminate, adesso è solo un'imbastitura, quindi
c'è ancora tutto il limite di correzioni possibili e immaginabili, perché poi mentre cucirete appunto indietro vi aggiusterete man mano il motivo dominante, cioè la riga dritta, perché l'unica cosa è quella. Non insistete molto nei punti, perché poi lo dovete riaprire ed è facile che si creano problemi. Ecco qua, ora è imbastito, sembra che non tutto ceda, che non tutto vada bene. Il punto indietro, mi raccomando, unica cosa, non lo fate tirando molto il filo, cioè quando andrete, sempre attenti a non prendere la parte del tubolare sottostante, quando andrete a lavorare su questa parte, ecco, fra un filo e l'altro, che poi fermeremo alla fine, e prenderete la maglia seguente, il punto lasciatelo piuttosto morbido, perché se dovesse tirare in fase di stiratura andrà benissimo. Attente sotto che questa parte sia ritirata, questa è la parte in mezzo, e voi proseguite controllando che, ecco, noi potremmo anche tirarla volendo un po' di più, ma è meglio quel leggero appoggio del filo, non la tiratura del filo. Poi tiriamo dopo col ferro da stiro quando andiamo a cucirla, prima da questo lato, poi chiaramente una volta finito questo la parte sottostante e poi il laterale, ma il laterale lo vedremo in seguito come cucirlo. Eccoci qua, sto facendo solo la parte davanti, è meglio senz'altro prima il davanti, così avete modo di aggiustare il punto, di vedere il disegno, poi il dietro viene da sé, molto più semplice e molto più normale. Ecco qua, al prossimo video vedremo come montare questa parte in quel nostro collo, si presenta piuttosto bene.